Salve a tutti! Oggi andrò a preparare un dolce facile e veloce, con pochissimi ingredienti, la tenerina al pistacchio. Per questo dolce serviranno le uova, che dovremo separare, dei tuorli dagli albumi, l'amido di mais o la fecola, se vogliamo farlo senza glutine, oppure stesso quantitativo di farina, crema di pistacchio, zucchero e in più io aggiungerò del cioccolato bianco tagliato al coltello per renderlo ancora più goloso. Adesso provvedo a separare i tuorli dagli albumi e poi li monto. Dopo aver separato i tuorli dagli albumi, adesso monto gli albumi con un pizzico di sale. Quando fate questa operazione cercate sempre di montare prima gli albumi, perché questi, a contatto con il grasso del tuorlo, non monterebbero. Ho montato gli albumi a neve ben ferma, adesso monto i tuorli con lo zucchero. Dopo aver reso spumosi anche i tuorli, adesso aggiungo la crema di pistacchio. Se dovesse essere dura, riscaldatela un pochino a bagnomaria per renderla più fluida. Adesso con una spatola incorporo la crema ai tuorli. Successivamente aggiungo l'amido setacciato e continuo a mescolare. Per ultimo aggiungerò gli albumi montati. Ovviamente in questa ricetta non va il lievito per dolci, perché la consistenza deve essere quella di una torta umida. Dopo aver aggiunto l'amido avrà questa consistenza, non vi preoccupate, si ammorbidiranno tutto dopo aver aggiunto gli albumi. Adesso incorporiamo gli albumi poco per volta, mescolando dal basso verso l'alto senza che smontino troppo. Dapprima aggiungete una piccola quantità e mescolate per ammorbidire il composto, i successivi cercate di mescolarli in modo da non smontarli. Questa è la consistenza finale. Adesso la verserò in una teglia, io userò una teglia rettangolare foderata e poi aspetterò che il forno arrivi a temperatura e cuocerò. Ovviamente poi infine metterò tutto in superficie del cioccolato bianco. Si possono usare anche gocce di cioccolato fondente o addirittura cioccolato al pistacchio. Ho versato tutto in una teglia e cosparso con il cioccolato tagliato al coltello. Io ho utilizzato quello bianco, ma si può utilizzare anche quello al cioccolato fondente o fare un mix di entrambi. Adesso metto in forno. La cottura non sarà molto lunga. Appena vedete che la superficie comincia a creparsi, è ora di uscire il dolce. Prima di sformarlo, fatelo raffreddare completamente e poi lo si può tagliare a quadrotti. Ovviamente io ho utilizzato una teglia rettangolare, ma nulla vi vieto di utilizzare una teglia rotonda. La torta adesso è pronta, aspetterò che raffreddi prima di toglierla dallo stampo e poi successivamente tagliarla a cubetti. Alla fine ho aggiunto in superficie anche delle gocce di cioccolato fondente sotto suggerimento di qualcuno. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se è così iscrivetevi al mio canale e lasciate un like alla ricetta.